Salve a tutti, in questo video volevo mostrarvi la nuova sistemazione della stanza dei riproduttori qui alla MCS. Sono arrivati un po' di mesi fa i nuovi rack, e tra poco saranno anche disponibili per la vendita e siamo riusciti quindi a sistemare meglio tutti i nostri animali, compresi quelli che ci eravamo tenuti. In questa zona abbiamo tutte femmine ancestrali, da questa parte tutte le femmine adulte, completamente adulte. Da questa parte le femmine che avevamo messo via nel tempo, e in particolare ci sono tutte le 2008 qua, quelle selezionate, pance, teste, colori particolari. Ci sono femmine più o meno grandi, come per esempio questa qui, che è pure anche strana. Questa è una bella femminona, pesa oltre 4 kg e ha anche dei buoni follicoli. Si è accoppiata con il Super Stripe e vediamo se proseguirà nello sviluppo follicolare o meno. E questa è una zona più o meno dove ci stanno circa 150 femmine ancestrali. Poi andiamo in quest'altra zona dove abbiamo i maschi e tutte le femmine morph. In questi due rack qua abbiamo solo maschi, sono 40 posti, 20 per rack, dove abbiamo tutti i nostri maschi. E abbiamo maschi come il Fire Lesser Pastel, che c'è nato l'anno scorso, che sta crescendo bene e il prossimo anno dovrebbe essere riproduttivo. Abbiamo animali già più grandi come questo Ivory Pastel, che è arrivato dagli Stati Uniti all'inizio dell'anno scorso, è del 2008, e che ha coperto bene e continua ancora ad accoppiarsi. Abbiamo Super Stripe, che ha fatto un ottimo lavoro e continua ad accoppiarsi. Abbiamo usato abbastanza quest'anno, ovviamente. Abbiamo Pastel Calico, ahimè, questo era un maschio sul quale contavo, perché era una buona dimensione, ma per il momento, ancora non è detta l'ultima parola, di accoppiarsi non ne ha voluto sapere, nonostante le dimensioni siano più che sufficienti. Ma spesso le dimensioni possono non bastare, anche l'età a volte ha il suo peso. Abbiamo poi qua di fronte alcune femmine morph, abbiamo per esempio questa nostra femmina Champagne 2008, cresciuta molto bene. Se sviluppa i follicoli, ancora ce ne ha tanti ma piccoli, però la stagione non è finita, potrebbe anche produrre quest'anno, ma senza fretta. Abbiamo per esempio una femmina Desert, più piccola del maschio, anche il maschio Desert ha fatto un buon lavoro, è particolarmente irascibile, i Desert sono piuttosto nervosetti e morfe incredibile, cioè quello che tocca veramente lo migliora, lo schiarisce tantissimo. E poi abbiamo, vabbè, qua Calico, Uoma, Genetic Stripe. In questo rack abbiamo tutti animali con il gene axantico. E poi abbiamo qua altre femmine morph, Lemon Blast, Super Pastel Lesser, Pastel Lesser, Queen Bee, Pastave, King Pin, femmine Bumblebee, tipo questa. Sono tutti animali che abbiamo messo via nel tempo, tutti già riproduttivi o comunque molto vicini alla riproduzione, non ci sono, diciamo, baby. Qui abbiamo femmine Muave, Albine e Pinstripe, qua tutto un rack di femmine Enki, principalmente del 2008, che abbiamo messo via. E sono già femmine che hanno raggiunto una buona dimensione, che useremo il prossimo anno, tipo questa. Abbiamo poi di fronte a questo rack, quel rack di là è tutto di femmine pastel, qui abbiamo tutte femmine con il gene ghost, quindi ghost, pastel etero ghost, lesser ghost, tipo questa femmina qui, che ci è arrivata molto piccolina, fine 2008, ma è cresciuta benissimo e sta continuando a crescere. Poi abbiamo battere, lesser in quel rack lì. Insomma, questa nuova sistemazione
ci ha dato la possibilità di riorganizzare la stanza e di avere posti anche per una crescita per i prossimi 3-4 anni, sempre in questo ambiente. E questi rack sono stati progettati, diciamo, in maniera specifica per i pitoni reali soprattutto. E sono rack a norma, cosa che non esiste sia per quelli che arrivano dall'America, sia per quelli autoprodotti. Per quanto riguarda la parte elettrica, ci sono normative CE da rispettare, eccetera. E sia per quanto riguarda la scelta dei materiali. Tra un po' saranno disponibili per la vendita e noi li abbiamo già testati, li stiamo usando e quindi venderemo un prodotto che sicuramente sarà adatto e tra i migliori del settore.